E tanta guagna per tutti ragazzi, qui Mr. Black, siamo tornati con Clash of Clans. Ok, basta. Allora ragazzi, ci siamo lasciati nell'ultimo episodio dove ho trollato un po' di persone che mi hanno attaccato. Ebbene sì, ho lasciato il villaggio esattamente uguale a come lo avevamo visto nell'ultimo episodio. Quindi 5-6 strati di mura per difendere il municipio e nascoste ovviamente tante torre Tesla davanti a ogni muro. Quindi persone che vanno ad attaccare si aspettano che comunque ci siano bombe e quant'altro, ma non si aspettano di non riuscire nemmeno a fare il 50%, quindi una stella. Quindi ci vediamo, uno dei fail più assoluti della Terra e un personaggio che ha attaccato con addirittura 40 maghi e se l'è bruciati tutti. Quindi vediamo il primo attacco now. Now vai, forza ragazzi. Allora, l'attacco dovrebbe essere questo qui, esattamente questo qui, attaccato con 40 maghi più i maghi all'interno. Guardate che orgia di maghi che arriva, guardate i maghi che rilascia, tutti lì impazzito, saltano maghi ovunque, saltano maghi ovunque, super bomba boom, lascia subito la furia, una cura, ma i maghi se ne vanno in cielo. Lascia, saggiamente lascia, perché lo lascia bene il re barbaro, che si assorbe subito i danni della regina, che già gli toglie mezza vita. Ma soprattutto vediamo quei maghetti che fuoriescono sia dalla furia che dalla cura, che si cominciano ad assorbire tutti i danni. Ma invece no, perché lui rilascia un'altra cura, nel frattempo altri tre se ne vanno a puttane e quelli a sinistra continuano a macinare. Convintissimo di tutto, siamo al 37%, il barbaro continua a sfondare, si assorbe i danni e i maghi dietro che sparano, sparano, sparano. Ma il bello è che siamo al 44%, mancano tre maghi, due maghi, due maghi, ed è finita così. Ma io dico, no? Ma io dico, ma si potrà attaccare in questa maniera? Ma come si fa? Ma come si fa? Noi andiamo a vincere e un'altra trollata è andata a buon fine. Ma come? 46%. Troll epico. Maghi che esplodono e noi che andiamo a vincere una difesa davvero, davvero assoluta. Vi propongo la prossima trollata, che poi vedremo nel prossimo episodio, e vedremo assieme il nuovo trolling del prossimo episodio. Ok ragazzi, apriamo l'editor e andiamo a modificare il nostro villaggio per il prossimo trolling, cambiando solamente la posizione dei depositi. Quindi andiamo a mettere i depositi proprio vicini alle mura, con veramente veramente una marea di torrette Tesla tutte nascoste lì, con una marea di bombe. Sì, adesso potenzierò le bombe al massimo in maniera tale che poi per i prossimi trolling avremo tutto maxato e spaccheremo i culi. Come potete vedere, sto piazzando tutti i depositi, tutti i depositi sia di elisir che di oro che di elisir nero davanti al municipio, ma fuori dalle mura. Questo perché? Perché attirerà tanta gente ad attaccare proprio dove ci sono i nostri depositi. Però nessuno sa che ci staranno torre, vabbè, la torre del mago, il mortaio si vedono, quindi non sa proprio tanto di trolling. E sarà pieno zeppo di trappole di Tesla, le utilizzerò tutte. Infatti sto lavorando anche per modificare, evolvere le nostre torrette Tesla. Le stiamo modificando, le stiamo uppando, così da rompere il culetto a quelli che ci attaccheranno. Allora, la cosa sensazionale, mitica, che andremo a fare sarà proprio quella di prendere per fondelli i nostri avversari. E modificherò anche qualcosina nel nostro villaggio. Quindi ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio, non dimenticate di mettere un bel like. Vi porto il prossimo episodio solo se arriviamo almeno a 4000 like. Ci vediamo nel prossimo video e tanta guagna per tutti, ciao!